rapidissimamente perché le condizioni ambientali sono queste. Io mi limito a ringraziare tutti quelli che l'hanno fortemente voluto, non mollando mai, anche quando sembrava che si volesse alzare sempre un ostacolo affinché si raggiungesse questo obiettivo. E quindi nel ringraziare tutti ringrazio anche io quelli che ci hanno buttato soprattutto la fatica, e quindi i lavoratori, gli operai che hanno lavorato durante la pandemia, le imprese, i tecnici, gli impiegati, gli amministrativi, quelli che amano la città, insomma, mettiamolo in questo modo, quello che non l'hanno visto solo come un lavoro, ma anche quello di consegnare alla città, come è stato detto, un bene comune, un obiettivo importante soprattutto per la mobilità cittadina, per i nostri concittadini, ma consentitemelo di dire anche per il rilancio turistico, culturale e religioso di quest'area, tra Via Duomo, il centro storico e il mare. Quindi è una giornata importante, è una giornata che ci riempie di orgoglio. E andiamo avanti così, come Napoli sa fare, con quello spirito di squadra e di coesione sociale ed istituzionale. Grazie.